La Corte d'Appello dell'Aquila ha assolto l'ex capo della Protezione Civile Nazionale Guido Bertolaso nel processo bis alla Commissione Grandi Rischi. I giudici di secondo grado hanno confermato la formula dubitativa della sentenza di primo. Bertolaso, ex commissario per l'emergenza terremoto e numero uno della Protezione Civile, era accusato di omicidio colposo plurimo e lesioni, in quanto per l'accusa sarebbe stato responsabile della comunicazione di false rassicurazioni sul rischio sismico che la Commissione Grandi Rischi, appunto, avrebbe fornito agli aquilani al termine dell'ormai tristemente famosa riunione dell'Aquila del 31 marzo del 2009, a 5 giorni dal sisma. Molti aquilani, in seguito ai messaggi degli scienziati, non avrebbero preso le precauzioni solite in caso di scosse, come quella di uscire da casa. Il terremoto, lo ricorderete, causò la morte di 309 persone, circa 1.500 i feriti. Nel filone principale è stato condannato, come è noto, in via definitiva a 2 anni di reclusione il solo Bernardo De Bernardinis, l'allora vicecapo della Protezione Civile, dopo che in primo grado il Tribunale dell'Aquila aveva inflitto ai 7 componenti, tutti esperti di livello internazionale, 6 anni di reclusione, poi cancellati in appello per 6 dei 7, assoluzione confermata in Cassazione. Un epilogo che ha causato molte polemiche anche fuori dall'Italia. Al processo di appello del filone bis si è arrivati non per il ricorso della Procura della Repubblica, che non ha agito perché il caso era prescritto. A presentare l'appello sono state le parti civili, rappresentate dai familiari di alcune vittime, tra cui l'avvocato Maurizio Cora, il medico chirurgo Vincenzo Vittorini e Antonietta Centofanti.